Dalla Fondazione Einaudi con Saro Freni. Dunque, un libro particolarmente interessante, questo appena presentato oggi, che lascia spunti per un nuovo liberalismo italiano. Sì, un libro che ha degli spunti felici, delle buone intuizioni e che cerca di conciliare, o come ho detto prima, riconciliare il liberalismo con il realismo politico, nel senso che non tutto il liberalismo ha vissuto il rapporto con la realtà in modo agevole. E talvolta il liberalismo, gli autori liberali, alcuni autori liberali, si sono lasciati andare a utopismi che poi non trovavano riscontro nella realtà. E naturalmente qui si affronta il problema del politico e della politica, naturalmente sono due concetti diversi, con l'idea di riappropriarsi di questa specificità che non è il diritto, non è l'economia, è una cosa particolare, che il liberalismo dovrebbe imparare, se non l'ha già fatto, a trattare con cautela, con prudenza, ma senza pudori. Sono stati trattati poi anche molti autori, tra l'altro Mosca, Pareto, tutti esponenti, diciamo, di una sociologia un po' datata, però comunque sempre attuale. Sì, Mosca e Pareto appartengono a quel novero di autori che per certi versi non invecchiano mai, nel senso che l'elitismo di cui loro sono stati più importanti portabandiera insieme a Robert Michels è stato poi nei decenni successivi rivisitato non soltanto in Italia ma anche all'estero. Ecco, questo è importante perché talvolta gli autori italiani sono a torto ragione accusati di provincialismo. Alcuni autori invece riescono a trovare udienza, lettori anche all'estero.